Eccoci qui, Mario Sanguinetti, esecutivo nazionale COBAS, il sindacato che è qui presente alla manifestazione nazionale contro la regionalizzazione. Chiediamo cosa ha intenzione di fare il sindacato qualora dovesse passare domani in Consiglio dei Ministri questo testo. Ecco, intanto diciamo che noi siamo veramente molto preoccupati per questa accelerazione che si sta avendo, ma nello stesso tempo eravamo molto preoccupati quando CGIL, CISL, UIL, SNALS e GILDA hanno ritirato lo sciopero del 17 maggio, perché abbiamo subito pensato che quel ritiro sarebbe stato un segnale molto chiaro per il governo di poter procedere in modo celere e spedito rispetto a un disegno di legge che è veramente, non è neanche un disegno di legge poi, appunto, è un progetto che è veramente deleterio per la scuola italiana. Noi pensiamo che una scuola che non è più italiana ma è regionale è l'inizio veramente della fine di una unità scolastica che prelude poi alla fine di un'unità culturale, perché la scuola oggi preside i territori, è l'unica realtà insomma che sta veramente in tutti i territori, dalle piccole città fino alle grandi città. Quindi pensiamo che assolutamente domani, se dovesse accadere questo e quindi poi dovesse passare in Parlamento, andrà indetto immediatamente un giorno di mobilitazione nazionale della scuola, ma magari non solo della scuola, perché l'autonomia tocca diversi settori, al più presto da parte di tutte le organizzazioni sindacali, e vogliamo vedere se questa volta troveranno ancora qualche pretesto per chiamarsi fuori. Grazie, grazie Sanguinetti. Eccoci qui in piazza Montecitorio, è in corso la protesta contro la regionalizzazione da parte dei comitati di base, diversi sindacati, c'è anche l'ANIEF, il presidente nazionale Marcello Pacifico. Chiediamo perché siete riscesi in piazza e cosa ha intenzione di fare il sindacato qualora domani dovesse essere approvato questo testo in Consiglio dei Ministri. Nonostante l'estate, nonostante gli esami di Stato e ormai la fine della scuola, tutti i sindacati stanno scendendo contro questo progetto. È un progetto contro cui ANIEF va, perché? Perché non vogliamo questa selezione mascherata, esiste già una scuola autonoma, è inutile fare un'autonomia differenziata, non vogliamo la scuola delle regioni, vogliamo una scuola statale, vogliamo difendere una scuola statale e siamo pronti a difenderla con tutti gli strumenti giuridici. Siamo pronti a fare che cosa? A raccogliere firme per un referendum, quello del governo voglia andare avanti su questa strada, e siamo pronti poi a chiedere al giudice delle leggi, alla Corte Costituzionale, di abrogare un'eventuale norma. Perché? Perché non si può certificare l'esistenza di due Italie. Noi abbiamo un'unica Italia, un'Italia repubblicana e democratica, bisogna garantire i diritti di tutti gli studenti, la libertà di insegnamento e soprattutto laddove ci sono dei motivi di crisi su alcuni sistemi scolastici al sud, per esempio, bisogna fare organici differenziati, bisogna innalzare l'obbligo scolastico, bisogna utilizzare risorse aggiuntive laddove c'è maggior bisogno. In questo modo si combatte questo gap, in questo modo si garantisce una scuola italiana, una scuola europea. Grazie a Marcello Pacifico, presidente nazionale ANIEF. Grazie a voi.